Grazie, buongiorno a tutti. Come ha detto Luigi, è vero che adesso la situazione è quella in Corsica, c'è un successo a livello della reintroduzione e adesso dobbiamo anche anticipare la gestione e presentarvi anche l'impostazione giuridica a livello della Corsica con il CERCO Corso Stato e attraverso questa presentazione, intervento possiamo anche presentarvi le diverse azioni di sensibilizzazione che facciamo. Quindi l'abbiamo già visto ieri, ma il statuto di protezione del Cervus Elephas Corsicanus è quello è inserito nel Red Data Book di IUCN, è inserito all'allegato 2 della Convenzione di Berne, ratificata dalla Francia. In allegato anche all'annesso A, allegato 2 e 4 delle direttive Habitat. E il problema che abbiamo poi, importantissimo, è che a livello dello Stato, a livello della Francia, lo Stato non ha mai riconosciuto la nostra sottospecie. Per lo Stato siamo, come sul continente, abbiamo il Cervus e la Fus, ma non c'è la conoscenza della nostra sottospecie. E questo lo vedremo dopo, e il nostro problema più importante è che siamo bloccati per la visione prospettiva di diverse cose. Allora, per risolvere questo problema, questo bloccaggio, abbiamo fatto uno studio giuridico nel quadro del progetto LIFE e, come l'ha detto il servizio giuridico, fatto uno studio, era veramente semplice per avere questo lavoro perché c'è nessuna riconoscenza a livello dello Stato francese delle direttive internazionali e europee e l'ha messo in evidenza nel suo documento. Era qualcosa di molto chiaro per la maggior parte delle strutture che lavorano sull'ambiente in Corsica e abbiamo fatto un documento comune in Corsica per valutare la domanda di mandare al Ministero di Ecologia francese che sia messa in conformità la sottospecie con le direttive europee e l'ordinamento internazionale. Quindi questa domanda l'abbiamo formulato con il gruppo Grandi Ungulati, un gruppo di esperti in Corsica che rappresenta l'Ufficio Nazionale della Caccia, l'Ufficio Nazionale dell'Ambiente e anche le federazioni di caccia, tutte le strutture impegnate nell'ambiente in Corsica. L'abbiamo valutato questa domanda anche con il Consiglio Scientifico per la protezione regionale e la protezione del patrimonio naturale e anche con le due commissioni di caccia e che si occupano dei danni fatti agli agricoltori, quindi le commissioni del nord della Corsica e della Corsica del sud. Quindi abbiamo trasmesso via l'ADRIAL, la Direzione Regionale dell'Ambiente, questa domanda al mese di dicembre 2015 e l'hanno mandato per noi al Ministero dell'Ecologia. Allora, dopo un anno, senza risposta, è intervenuto direttamente per questo punto un deputato, Camille Rocasser, direttamente all'Assemblea Nazionale di Francia per parlare unicamente di questo problema del statuto giuridico del CERCO in Corsica. E quando fate una domanda così all'Assemblea Nazionale, il governo è obbligato di rispondere subitamente. E hanno detto che per loro non c'è nessun problema di messa in conformità con il diritto europeo, perché tutti gli anni c'è un documento ufficiale del prefetto in Corsica che dice che la caccia al cervo è proibita e che questo è sufficiente per essere in conformità con il diritto europeo. Dopo nessuna risposta sulla
futura gestione che dovrebbe mettere in opera e soprattutto nessuna precisione sulla quelli che paghi i danni fatti oggi agli agricoltori. Quindi, dopo questa risposta del governo, in dicembre 2016 abbiamo fatto torna un corriere, una lettera ufficiale, parco regionale con le due federazioni di caccia, e hanno il governo francese, lo Stato, ha di nuovo mandato questa lettera all'Adrial. Abbiamo la fortuna di avere qualche sia che rappresenta l'Adrial oggi con noi, Mod, come l'ho presentato ieri, e sembra che sono sempre nella stessa posizione di non fare una riconoscenza specifica della nostra sottospecie, che per il momento il fatto che la caccia è proibita è sufficiente, e che se ci sono danni ci vuole aprire la caccia e fare ciò che si dice in francese battute amministrative. E secondo noi questo è veramente pericoloso, è molto pericoloso, perché questa procedura è fatta per animali come i cinghiali, che sono a profusione, veramente può mettere tutto il progetto in pericolo, con tutto il lavoro di sensibilizzazione che abbiamo fatto in Corsica e con le nuove generazioni, per spiegare che abbiamo un patrimonio da difendere, che oggi è minacciato unicamente perché non abbiamo una messa in conformità con il suo statuto. Quindi per noi le soluzioni sono quelle che sono presentate nel studio giuridico: essere in conformità, sì, semplicemente con il diritto comunitario. E a livello della gestione sinergetica futura, come tutte le specie protette, come il lupo o l'orso, dovessero essere inquadrate ufficialmente dallo Stato e messe in opera con i cacciatori locali, che hanno sempre fatto un lavoro serioso nella gestione e nella preservazione di questo cervo da 20 anni nel nostro territorio. A livello del pagamento dei danni, della gestione dei danni, anche a questo punto vogliamo seguire le orientazioni del nostro studio giuridico. Come per il lupo o l'orso, le specie protette, è sempre lo Stato che paga i danni, ma possiamo anche, e abbiamo iniziato una riflessione per mettere in opera lo stesso sistema che da voi in Sardegna, con le province, con noi la Regione Corsa, che può pagare rente leggere da un ufficio agricolo che si chiama l'ODAC, e c'è un confezionamento possibile con l'Adrial e con l'ODAC. Dopo, a livello della gestione del conflitto, di maniera breve, noi siamo intervenuti nel quadro di questo progetto LIFE su una zona in particolare, la pianura orientale, dove ci sono molti prati pascoli e molti danni adesso, e siamo intervenuti per 6 agricoltori diversi. Abbiamo pagato 54.000 euro di rete elettrificate per 11, un avviso molto critico a questo punto. Quindi abbiamo rilevato un'altra cosa: il senso da partenza dei corsi con 5 spezie diverse. Boh, non è una sorpresa, da noi è soprattutto il muflone l'animale che tiene il più caro al corso, ma la buona notizia è il gippetto in seconda posizione, perché il gippetto si porta veramente male in Corsica oggi, e noi a livello del cervo siamo in terza posizione. Infine sono diverse cose che rappresentano l'avviso e le domande fatte da queste persone: volevano in più informazioni di comunicazione sul nostro progetto, allora che siamo comunque sulle reti sociali, abbiamo fatto diversi articoli, ma ne volevo di più e tanto meglio. Ma la cosa importante, la quarta posizione, la quarta domanda più importante, è del futuro mettere un piano di gestione con la caccia. Quindi passo, e questa è la sintesi di questo studio. Dobbiamo adesso riflettere anche alle ricadute
socio-economiche in rapporto con questo progetto, un turismo verde da mettere in opera e anche riflettere sempre alla gestione sinergetica e elaborare un piano di gestione di comunicazione. A questo livello, sempre nel quadro del progetto LIFE, abbiamo fatto diverse brochure rendi pubblico, brochure per i scolari, un'esposizione con 8 grandi pannelli, diverse riunioni pubbliche, diversi interventi durante il Bramito, serate d'ascolto al Bramito, sempre per sensibilizzare. Abbiamo fatto 3 sentieri didattivi per scoprire la sottospecie. Ok, chiudo. E abbiamo fatto questi miradori, queste case di watching che abbiamo messo sul campo in questi sentieri che permettono l'osservazione del cielo in diretto. Ecco, l'ha messo in opera di questi pannelli e altre fotografie. Quindi dobbiamo sempre continuare questo lavoro di sensibilizzazione, perché anche da noi abbiamo atti di distruzione, non il bracconaggio per noi, perché gli animali sono tirati e sono lasciati sul campo. Quindi è una minorità di persone che faccia questo, ma esiste sempre la problematica. Quindi ci sempre torna cose da fare a livello della sensibilizzazione. Bon, l'abbiamo visto, noi vogliamo riflettere alla gestione dei nostri recinti e dare a questo progetto un futuro più preciso e più chiaro, soprattutto a livello del suo statuto, per non essere bloccati a questo livello. Ecco, vi ringrazio per l'attenzione.